Questo è il traverso incriminato, così vicini eppur Ma così lontano. così lontani. Tenteremo la prossima volta. Ciao, siamo in Montagnazza! E oggi vi portiamo in cima al Proman! E partiamo proprio da qui, Alpe La Piana. E siamo partiti, sentiero A40, verso la colma di Premosello. Colma, arriviamo! La mattina inizia a farsi un po' freschina, come si può vedere dalla brina. E oggi si sale al Proman. Siamo qua per chiudere un conto lasciato in sospeso questa primavera da me, Claudio. Oggi però salderemo questo conto. E lascio in cima il bivacco della colma che stiamo puntando. E dopo questo primo tratto di riscaldamento in ombra, siamo quasi alla colma dove finalmente verremo baciati dal sole. Eccoci qua, primo step. Siamo alla colma. Siamo arrivati, un po' di sole a scaldarci. Bene, molto, molto bene. E tra poco Pizzo Proman. Yes, stavolta lo mettiamo in cascina. 1 ora e 45, siamo arrivati al bivacco della colma. Ora proseguiamo. E tra poco arriveremo al punto che ci ha costretti a mollare. Chissà cosa troveremo. Riusciremo nell'impresa? Montagnazza non demorde. Ma non c'è neve. Tutto sgombero. E c'è da dire che sia il sole che il panorama ci stanno scaldando. Questa Val Grande è completamente limpida. E si risale la mulattiera, costruita nei tempi della guerra, facente parte sempre della linea Cadorna. Appare dietro l'angolo? Penso che sia lui. Sì, direi di sì. C'è una bella croce in cima. Già, ecco la croce. Sì. All'attacco del Pizzo Proman. E il laghetto del Proman appena più sotto. Ah, wow. Terzo scorcio. Eccoci di nuovo a ridosso tra la Val d'Ossola e la Val Grande. Stiamo per attaccare, si pensa, l'ultimo tiro di cresta verso la cima. Vabbè, qua non te lo racconto. Di cosa cazzo sono? Ed è proprio qua, dietro l'angolo. Proprio qua in cima. Anche i resti delle trincee. Bella avamposto. Siamo arrivati. Proman. E finalmente cima del Proman. In cascina. Mi fai, in cascina. Yes. Un'altra cima messa in cascina. Pizzo Proman. Montagnazza. Poche parole. Tanti fatti. Bene, il Proman siamo riusciti a metterlo in cascina, non ci rimane che domani mettere in cascina il Pedum. Ed è proprio da qui, dal Proman, che diamo i numeri.
Oggi siamo qui entrambi per chiudere i conti con il Proman. Questa volta partiamo dall'Alpe La Piana. Grazie al permesso che abbiamo possiamo risalire in macchina la prima parte di strada con sortile e tagliare via un primo tratto abbastanza noioso. Iniziamo puntando direttamente alla colma di Premosello con il suo caratteristico bivacco. Da lì in poi inizia finalmente un percorso inedito entrambi. Una panoramica mulattiera ci permette di osservare la Val Grande e di sbirciare l'Ossola fino al raggiungimento della nostra meta. Una volta in vetta il Proman ci conquista con una meravigliosa vista, dove capiamo che l'attesa non è stata vana.